Frisci in cucina quest'oggi ad Avola, aspettando l'Expo 2015. Ho il piacere di avere davanti a me il dottor Rosario Schicchi, docente di botanica all'Università di Palermo. Piacere, innanzitutto. Piacere mio. Ho seguito veramente con molto interesse il suo intervento. Si parlava di biodiversità, che corrispondono alle identità del nostro territorio a 360 gradi. Le volevo fare un'unica domanda che coinvolge un po' a 360 gradi questo grande mondo. Innanzitutto l'importanza delle biodiversità, proprio come ne ha parlato lei, da un punto di vista non soltanto oggettivo, di salvaguardia delle diverse specie endemiche, eccetera, ma anche da un punto di vista sociale, culturale. Abbiamo visto addirittura che ci sono piante che annoverano 2000 anni di vita, più di qualunque altra opera d'arte. Questo è il primo aspetto. E poi, onde evitare di farle un'ulteriore domanda, e così poi ci avvieremo direttamente alla conclusione, ecco, come sposa questo con turismo e gastronomia? Beh, la biodiversità è senz'altro uno dei patrimoni di cui dispone un popolo, una nazione, una regione, una provincia, un comune. Conoscerla e valorizzarla significa appropriarsi di questa risorsa fino ad ora scarsamente considerata. Un dato che ho fatto vedere nella mia presentazione è che la biodiversità legata alle piante superiori della Sicilia è superiore a quella di intere nazioni. Sì. Svezia, Norvegia, Finlandia, Egitto, eccetera. Ecco, noi abbiamo un patrimonio di biodiversità che scaturisce dalla diversità di ambienti e dai climi differenti che abbiamo nella nostra regione. Ecco, ci sono piante che testimoniano con la loro presenza l'antichità di certi tipi di vegetazione o di certi tipi di colture. Io ho fatto vedere dei carrubi che hanno circa 2000 Sì, anni sì. e 18 metri di circonferenza. Ecco, questi sono dei monumenti della natura alla stessa stregua di quelli in pietra costruiti dall'uomo. Ho fatto vedere anche degli ulivi di 15 metri di circonferenza, le cui origini risalgono, penso, ai tempi di Gesù Cristo. Ecco, si tratta di piante che sono identità dei territori in cui vivono, che collegano le generazioni passate a quelle presenti e a quelle future. Il collegamento con La cucina. turismo, con la cucina. Sono elementi identitari che sicuramente rappresentano già il significato di una visita, il motivo di una visita. Vanno messe in rete con le altre risorse del territorio e valorizzate. Giustamente per pubblicizzare un olio. Facendo riferimento a questi ulivi monumentali, noi attestiamo che non si tratta di una cultura recente, Certo. ma di una cultura radicata nella storia. Sì. Quando diciamo che magari il frutto di certi oliveti plurisecolari risale a periodi antecedenti alla scoperta dell'America, abbiamo Abbiamo fatto. detto veramente Ecco, tutto. il nostro territorio dispone, ho fatto vedere, anche di tantissime verdure selvatiche, che potrebbero e dovrebbero essere la base di quella cucina tipica siciliana o della cosiddetta dieta del Sì. Mediterraneo, di cui tutti parliamo, ma dobbiamo capire con quali prodotti alimentarla. Ecco, riscoprire queste verdure selvatiche, che sono tipiche ed esclusive del territorio, che traducono con il loro aspetto, il sapore della terra in cui crescono. Mi pare che dovrebbe essere un valore aggiunto per una nuova cucina, una nuova cucina improntata sempre di più alla territorialità. Cioè un turista quando si reca ad Avola o in un altro posto della Sicilia deve sentire il sapore della terra in cui, che sta visitando. Ecco, io non posso offrire frutta, verdura proveniente da altri posti, se non in maniera marginale, nella cosiddetta cucina internazionale o classica, ma nella cucina tradizionale io devo fare entrare prepotentemente i prodotti del territorio, che non sono, diciamo, che non sono presenti in quantità illimitata, non possono essere esportati, Ma ma che è possiamo proprio alimentare un perfetto. flusso turistico verso i territori. E proprio Quindi per questo la loro importanza è di orientamento verso il turista, verso la nostra terra, per poterne apprezzare veramente questa identità a 360 sì, noi gradi. dobbiamo unire, coniugare gli elementi della natura, gli elementi della cultura, gli elementi del sapere enogastronomico
per creare percorsi che interessano e allietano i turisti, che li interessano a 360 gradi. Non possiamo limitare la vista soltanto a un albero monumentale o a un monumento che, per quanto bello e interessante, riempirà soltanto una parte della giornata. Ma la Sicilia è ricca di biodiversità, di geodiversità, quindi di diversità, forse la terra con uno dei più alti gradi di diversità, e questa diversità per noi deve essere il motore, il centro propulsore di un nuovo sviluppo. Dottor Sicchi, posso soltanto ringraziarla, veramente è affascinante sentirla, tanta atmosfera nelle sue parole, perché veramente stiamo in una terra che veramente trasmette questa atmosfera, e spero che le sue parole siano di auspicio per un futuro in cui si comprenda e si riescano a realizzare tutte le cose di cui ha parlato. Grazie veramente. Grazie, mi auguro che effettivamente il futuro possa essere veramente legato allo sviluppo di questa biodiversità, alla valorizzazione della biodiversità, Grazie. perché conoscendo e valorizzando si conserva. La ringrazio veramente. Arrivederci. Arrivederla.